formali. Allora, siamo con Aldo Capraro, regista, sceneggiatore della pièce teatrale Uno strano Natale, che è da poco terminata. Dici le tue impressioni a caldo. Beh, io sono molto felice, sono molto emozionato, perché oggi non è stato soltanto il debutto di una compagnia teatrale, ma è stato anche un successo di una compagnia teatrale, sia di pubblico sia di attestati da parte delle persone che sono venuti a vederci. Abbiamo avuto tanti attestati di stima anche da parte dei rappresentanti comunali, sono felicissimo, i ragazzi sono stati bravissimi, dai più piccoli ai grandi, hanno dato una prestazione davvero da professionisti, e io ne sono felice, sono orgoglioso di avere insegnato quel po' di esperienza che ho. La prima volta che ci siamo visti era poco meno di 4 mesi fa, e il progetto era agli inizi. Ti aspettavi dopo 4 mesi di arrivare già a realizzare una cosa del genere con un bel successo sia dal punto di vista della realizzazione che degli spettatori? Sì e no, nel senso, proprio all'inizio ero come tutti, avevo dei dubbi, però dopo un paio di lezioni già ho capito, ho percepito da parte di tutti gli allievi, tra virgolette, che avevano voglia di fare teatro, e quella, quando c'è, nessuno ci può fermare. Difatti siamo qui e sono sicuro che verranno altre commedie in futuro, e non a tempi così lunghi. Certo, infatti ti stavo per dire, sì, che adesso devi godere di questo momento, però i progetti futuri, i prossimi futuri, quali sono? Hai già in mente? Quest'estate avremo una nuova commedia da proporre al pubblico, sicuramente. E noi non c'è qualcosa in mente. Perfetto, noi non mancheremo, grazie mille. Grazie, vi aspettiamo.